Previously. Ibella! Bella ragazzi! Sì! Abbiamo il Leo. Zoomin. Qui abbiamo Ernessio. Mamma mia! E poi abbiamo il nostro ospite speciale che è il bellissimo Matteo. Visto che noi siamo stronzi, sì, ci hanno cancellato il volo. Io ragazzi devo solamente ammettere che siamo stati 5 ore a fare niente, quindi finalmente siamo qua. Siamo arrivati finalmente all'appartamento e devo dire che è veramente magico. Vi faccio un vlog dall'interno dell'armadio. Buongiorno ragazzi, siamo gli All Minders come al solito e oggi è cominciato il secondo giorno qui. Andiamo un po' a vedere com'è la situazione. Abbiamo Alessio, che è sempre il classico bravo ragazzo che se fa il letto, che cazzo devo fare a fare, che non si sa. Perché è tutto più bello! È il nostro impianto, impianto il Minders, ma io di... Ma dov'è Paolo? Ciao, vieni! È presto, ma siamo pronti per andare a fare colazione da Starter Bugs. Oh no! Il figurante. Non mi faccio il risvoltino perché sennò mi esce il cazzo. Scusa, apri, che sennò non posso specchiare. Grazie. Apri, sennò non posso specchiare. Grazie. Ah, grazie mille, Ale, grazie mille. Ah, che andiamo? Grazie, sì, andiamo. Sì, altro. Ciao. Oh, oh. Iniziamo il video nel migliore dei modi. Ah, poi stiamo percorrendo Oranienstrasse. Siamo andati a Checkpoint Charlie per fare cose belle, cose brutte, ma anche cose fantasiose e un po' freschette. Perché anche in Germania. Perché sono queste le cose che voi volete, queste. Perché questa paesi che voi volete. È questa la Berlino che voi volete, questa. Perché noi, che noi siamo, noi non portiamo. Siamo il gruppo che Berlino merita, ma siamo il gruppo di cui Berlino ha bisogno. Siamo molto molto freschi. E azione. E stop! Buona, bravissimo. Adesso però me la rifai? No, non me la rifai, me la fai un po' più blu. Un po' più blu? Ma tipo, sì, deve essere una cosa. Vai, che cazzo fai, mi prendi? Questa è un po' più blu. Perfetto. Blu. Perfetto. Blu. E un po' più. E stop, perfetto. A posto. Grazie. Paolo, oh, dove siamo? A cominciare. Siamo a Checkpoint e fare colazione con gli uomini bianchi. Paolo, come ti chiami su Starbucks? Allora io ho detto Paolo, Paoloncino, allora non ho scritto Paul. Però la parte più bella viene quando arriva il turno di Leonardo. Beh, perché Leonardo va a dire Tig, no? Io vado lì a dire Tig e quando mi chiamano il nome sento un certo Dyke. E Dyke sia. It's cool. Ragazzi, buona colazione. Quindi, zoom su Matteo. No. Faccio la colonna sonora. Low budget. Ragazzi, siamo arrivati in un punto della nostra vacanza. Così, esatto. Dove a un certo punto abbiamo perso a un certo punto abbiamo perso due membri della vacanza. Perché purtroppo, ovvero Alessio e Matteo. Perché purtroppo hanno fatto la scelta di superare il muro. Esatto. E quindi si trovano ora dalla parte est di Berlino. Cioè, lo vedete?
E lui può passare, però tipo loro non possono più perché gli hanno detto. Zoom su Matteo. È fantastico. Let's go. Siamo qui, siamo quasi per mangiare. Paolo, facci vedere quanto è grande il panino. Tanto. Ma ragazzi, è bello grande. Questa è la mia mano, la barca è da 200 grammi. Quindi lui c'è sta così. Io non ho delle mani. Quanto? L'hamburger è da 200 grammi. Ma Matteo non ha il cibo. E qui abbiamo invece un panino sempre gigante, tipo. Però con il bacon dentro. Col bacon dentro, perché naturalmente io devo crescere. Perché esatto, sono il più basso. Poi vedete, nel mio tipo ci sta il chili e molti alla pegna. Molti alla pegna. E ciò è buono. Ragazzi, buon appetito allora. Dite buon appetito. Buon appetito. Siamo qui sul muro di Berlino. Siamo sul muro e stiamo a Ale, ma che cazzo stai a fare? Ma che hai scritto? Volevo farlo innamorare facendola ridere, ma ogni volta che rideva mi innamoravo io. Ale, sei proprio un romanticone di merda. No, è una frase di Paolo questa. Sì, è una frase tua, Paolo? Non è nemmeno di Paolo. Paolo. Non è nemmeno. Che famo, famo una buca e ce la capo. Io farei un applauso a Paolo perché questo è già qui. Grazie. Io no. Io l'applauso che gli faccio a Paolo è per l'appartamento. Pavloncino, dove ci stai portando? Questo ragazzi è il parco, ci troviamo a Potsdamer Platz. Che è questa? E questo è un parco molto molto caratteristico perché qua la gente fa ciò che vuole. Come per esempio fare ciò che vuole. Bene ragazzi, ora siamo dentro niente, siamo in una situazione un po' particolare. Siamo dentro il niente. Siamo dentro il niente. Questo è il vuoto. Comunque, abbiamo finito di cenare. Quindi ora dove andiamo, Paolo? Stiamo per andare a quello che secondo me è il monumento più importante della città di Berlino, caratteristico, che è la... Grazie Paolo. Dove stiamo andando, Leo? A sbucciare. Grazie Leo. Dove stiamo andando, Matteo? La porta di Brandeburgo. Io, finalmente Matteo che ci dice dove andiamo. Leva, va. Bella che salimo. Lo stavo per cadere. Ragazzuoli, indovinate dove siamo? Siamo ad Alexa Airplatt. Siamo ad Alisandru. Siamo ad Alisandru, siamo alla piazza di Ale. E questa, ragazzi, ciao. Vi facciamo vedere un po' Alexander Platz. Con la scritta Alex Alex Platt. Platt. Alexa questa, Platt. Signori, è la dove della televisione che si è appena illuminata perché siamo un po' speciali. Sì, ma adesso è brutto. Alessia è bruttissimo. Ma scusa, ma non capisco. Come potete vedere da queste immagini che mi sto proprio portando in diretta, Davide è una persona reale, cioè vedete? Nel senso c'è comunque, perché non dovrei esserci. Per esempio Matteo invece, lo vedete? Zoom su Matteo.